Holy crap, vizio tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il terzo episodio del mio espresso Pokémon Verde Foglia. Allora ragazzi, sono un cretino. A quanti episodi avrò cominciato con sono un cretino? Beh, comunque, sono un cretino perché? Perché mi sono dimenticato di fare due cose. La prima è di prendere la pozione sul PC della mia casa, che ho fatto senza registrare. E la seconda è che mi sono dimenticato di battere il rivale. Proprio non mi sono neanche ricordato nemmeno una volta. Non mi è mai passato per la mente nell'altro episodio, nel secondo. Comunque dai, sbrighiamoci. Per artigli, poi graffio. Poi un altro graffio su Squirtle, uno solo. No. Magari. Ah, lo finisco con bracciere, proprio lo umilio. Con la mossa che non è molto efficace. Vabbè, dai, un colpo di fortuna, sì. Ok, dai, comunque proprio mi sono dimenticato sia di battere il mio rivale che di prendere la pozione, che ho preso senza registrare. E volendo stoppo. Ma sì, dai, a questo punto. A questo punto faccio il Bosco Smeraldo, dai. Mi è più comodo, mi è. Per di qua no. Facciamo questa strada qui, che è quella con meno erba. Perfetto. Dai, a questo punto mi viene un altro po' Charmeleon. Ok, mancano due stricche. Dai. Volendo potevo stoppare, però dopo ci avrei fatto più casino. Dai, Cristo, non potete mettermi un Pokémon ogni striscia di erba, ogni fila di erba, Cristo. Dai, ma la Madonna, però. Vaffanculo. Dai. Madonna santa. Ah, proprio perché è un Metapod, Cristo. Brutto colpo. Grazie. No. Mamma che cazzata che ho fatto. Beh, dai, andiamo avanti. Prossimo da battere era questo goldone qui. Weedle. Qui is Weedle. It's a shit. It's a piece of shit. Un pezzo di merda. Oh, perfetto. Charmeleon al 18. Oh, facciamo cambio con Mankey. Graffio. Poi mi devo guardare dove si trovano i vari Pokémon che voglio catturarmi. Per farmi la squadra. Devo trovarmi Doduo. Poi più avanti Eevee. Che vi ho detto che... Oh cazzo, mi sa che mi sono fregato. Ok. Finita, fate finta che non ho detto niente. Allora, uno Spiro va a 14. No, mi sono... Avevo cura Charmeleon, non me ne ho neanche accorto. Vabbè, dai, non importa. Comunque, sì, devo guardare sul sito dove si trovano tutti i Pokémon che voglio catturarmi per farmi la squadra che ho già in mente. E speravi che non ti battessi, vero? Rattata. Troppo karate. Nidoran è veleno. Pensavo anche di mettermi un Nidorino in squadra. Cosa ne pensate voi? Attendo un vostro giudizio barra commento. Una vostra risposta, diciamo. Io so che non ha tutto sto attacco Nidorino, infatti raramente lo utilizzo. Ma sì, usiamo anche la pozione che ho preso prima. Questo qui... Beh, infatti adesso potrei già catturare volendo il Spiarov e Nidoran. Si trova quest'erba qua sotto che adesso vi mostro. Finta la lotta. Uffa, sto stronzo sempre a forzatore del cazzo. Che poi tra l'altro i Metapod hanno anche azione per creare un'imparata da Caterpie. No, no, sempre a forzatore. Mi raccomando. Poi sono avevo con quella faccia lì, avevo una voglia di vivere tremenda proprio. Qui sotto si trovano. No! Non pensavo che fosse un'allenatrice. Di solito gli allenatori rimangono fermi. Invece lei si muoveva come fosse una persona da cui poter parlare. Per questo sono andato tutto tranquillo. Comunque qui sotto si possono trovare, mi pare, Spiarov e Mekoyon. Dicevo, scusate. Ecco qua Spiarov, ma non mi interessa questo Pokémon volante. Troppo scarso. Cioè Fierov c'ha un leggero attacco, ma non così eclatante, diciamo. E siamo arrivati al Monte Luna. Qui c'è uno stronzo che ci vende Magikarp, mi pare è lui. Sì, ma lo compro quel cazzo di Magikarp. Ok, facciamoci il Monte Luna. È il Monte Luna? Yes. Ok, Monte Luna, non mi ricordo una cippa lì. Semitraglia. Le insegnerò al mio Pokémon Erba, che forse vi ho già detto, ma non mi ricordo. Ah, Weedle anche qua dentro. So che è un allenatore comunque. Non avvelenarti, bravo. Kakuna. Dai, dovrei andare a... Mi raccomando, usa anche te la forzatore, mi raccomando.
Che tra l'altro Kakura potrebbe anche imparare graffio. No, cioè potrebbe anche usare graffio. C'ha degli degli artigli. Ok. Geodude, ok, perfetto per mandare Mankey al 16. Perfetto. Sfuriate. Cancelliamo Fulmisguardo, l'unica mossa non di attacco. Ora rialleniamo. Vediamo, lui c'ha 4179. Ok, tocca a Charmeleon. Anche un passo. Se tipo uso Ferartiglio non lo uccido, vero? 110 di esperienza. Madonna, quanti che ne sconfigo di Pokémon selvatici adesso. Clefairy, ma quanto mi stai in teleballe. Muori, stronzo. Ho fatto un cazzo. Madonna. Resistente questo Clefairy. Ok. Sì. Zubat, me stai in telepalle. Che tra l'altro qui non si può neanche evolvere in Crobat. No. Aspettate. Voglio completare tutto. Non si evolve perché, essendo un remake di Rosso e Blu, su Rosso e Blu non c'era ancora Crobat, che è stato introdotto nella seconda generazione. Quella di Cristallo, Argento e Oro. Ok. Osi striscemi accanto. Guardate, ma guardatelo. Magnemite. Ok. Voltor Lucere. Brucere, sì. Nuova mossa inventata da me, Brucere. Ma quanti ce ne sono? Mamma mia. Che poi i Pokémon Coleottero sono molto forti. No, nell'ultima generazione hanno messo di forte Livanni e Scolipede. O Scolipede, insomma. Loro sì che sono abbastanza forti. Livanni c'ha un buon attacco, visto che l'ho usato anche nella mia serie di Nero 2, ancora vecchia. Qui abbiamo un caramella rara. E qui non ci sarà uno Zigzagon che mi aiuterà nella remota raccolta di caramelle rare o altri strumenti. Ok, Charmeleon va al 20. Statistiche tutte, muro di fumo. A questo punto è al posto di Ruggito. Tanto non le userò mai tutte e due. No, info, scusate. Non info detto. E neanche strumenti. Oh, là. Aspetta, quella è la grotta in cui andiamo dopo. Madonna, è pieno. Ma... la madonna. Proviamo sfuriate. Perfetto. Ah, questo non è un allenatore. Ma se io tipo vado qui... E se dopo vado qui... Che cazzo... Ah, in questo pezzo di grotta si può anche trovare Paras. Che è un buon Pokémon. Non lo saprei se è buono in realtà. Ah, qui c'è... Bello. Sandshrine. Brutto stronzo, muori. Turbo sabbia. No, dai. Sì, ancora. Una quarta volta, mi raccomando. Madonna! 4! E fallisce, normalissimo. 5. Muori, stronzo. Fallisce. Basta, no, basta. E che cazzo. Madonna, stermi fanno incazzare. 4 volte paralizzato di fila, brutto stro... Cazzo. Ancora, quanti ne hai? Te e tu su persona del cazzo. Madonna mia. Porca puttana troia. Fanno incazzare ste robe. Affanculo. È la mia solita fortuna del cazzo. Brutta troia. Madonna. Oddish, è proprio stupido come Pokémon. Vai il Plume, non mi pare che abbia tutto questo attacco speciale. Oh, Bellsprout. Bellsprout invece, Victreebel mi piace molto di più di Vile Plume. Ma io tra l'altro non mi ricordo che sta da fare.
E se quella fu... Madonna, non è possibile, non è possibile. Sento che sto per starnutire. Scusate se stanno... Scusate. Primo starnuto in parlando un video. Ma se io torno qui e non voglio Pokémon selvatici... Forza di mordo. E qui che cazzo... Dovevo restare... Dovevo... Monteluna di merda. Pezzo stella, lo vendo. Mi compro dei repellenti. 110, tanto. Ok. Quanto mi dava Paras di esperienza? Poca? No, no. Tra l'altro qua, sì, TX più un casino con i Pokémon selvatici. A parte Zubat di merda. Paras e Geodude hanno un sacco di esperienza. Quanto sono stupidi Zubat. Stupidi. Che cazzo si fa? Ah sì, qua mi sa sì che si va avanti. Zubat. Zubat everywhere. Ekans. Sapevo. Ah ok. No. Paras al 10. Esperienza 100. Furto. No, non insegno proprio a nessuno. Al 12. Avete mai avuto un Paras in squadra voi? No, sono sicuro di no. Proprio neanche l'avrei. Neanche lo consideravate. No, 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 no. Come disse Mosconi, vaffanculo ti e tutti quei come ti. Ok, posso farcela. C'è Mosconi dalla mia parte. Ok. Zubat, bracere. Ho metà vita giusta, paralizzato. Sanguisugua. Bracere. Quanto mancherà? Devo seriamente curarmi, insomma, mettermi a posto perché qua rischio. Zaino, antiparalisi. È una pozione. Ok. Te stronzo. Wow, mi hai spaventato. Geodude. Sto facendo salire di un botto di livelli Charmeleon. Solo per quello stronzo di manche è morto. Guardate che me... Aia. Paura che... Ah, ok. Stridio. Posto. Sul serio? Un botto di livelli? Già il 22... Non so se Monteluna è fatto apposta che ti vengano 500 Pokémon. Donna santa. Pietra lunare. Adesso? Dove vado? È di qui. Che cazzo? Sì, ok. Oh, 10. Oh, sto finendo i bracere. E siamo quasi a 14 minuti, raga. Mando Charmeleon al 23. E... Per questo video è tutto. Dicevo, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. E ricordatevi di passare dalla mia pagina Facebook. Vi lascio in descrizione. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.